Rosa Criscuolo da Napoli, qui alla Breccia di Porta Pia, oggi il 20 settembre 2014. Ciao Liberi TV, ci incontriamo sempre, sono sempre molto contenta e siamo qui a questa manifestazione molto importante per i radicali. Fondamentalmente io sono entrata da poco nella, chiamiamola, comunità, ma me ne sento parte e sono molto, diciamo, presa oggi, anche un po' emozionata. E vabbè, io sono iscritta all'Associazione per la Grande Napoli, oltre ad essere iscritta a Radicali Italiani, e volevo a parte, insomma, esprimere il mio orgoglio di aver fatto parte del congresso Luca Coscioni oggi per la battaglia dei diritti civili, e chiaramente appoggiando quella che è la critica che è stata mossa anche da Mario Staderini avverso i 1000 giorni di Renzi e anche, diciamo, alla questione Papa Francesco. Voglio ricordare ai telespettatori che noi stiamo continuando a Napoli, ricominceremo di nuovo con i nostri sit-in, abbiamo cominciato 2 giorni fa a Poggio Reale e per segnalare un malato di tumore nel carcere, nell'inferno di Poggio Reale, che purtroppo continua a annoverare sempre più carcerati. E continueremo anche a Secondigliano, dove abbiamo il caso di Fabio Ferrara, un altro ragazzo che è costretto sulla sedia a rotelle in carcere. Quindi la nostra attività è piena, ed è piena a segnalare quelli che sono gli ammalati contenuti nelle carceri, una piaga che è stata segnalata dal nostro leader campano della lotta non violenta per le carceri, lo chiamo leader, va bene, ma male, Luigi Mazzotta, che non si ferma e ci sveglia alle 6 del mattino, sempre, continuamente. Grazie. Grazie a te Rosa e un saluto a Gigi Mazzotta.